Di legno da poco, di quelli che vanno a finire sul fuoco. E davvero ridirvi non so come un bel giorno quel pezzo di legno finì da mastro ciliegia. Quel falegname assai degno aveva la punta del naso sì rossa che proprio faceva figura d'avere nel mezzo del viso una grossa ciliegia matura. Questo legno è capitato a tempo. Voglio servirmene per fare una gamba di tavolino. Detto fatto, maestro ciliegia prese subito l'ascia arrotata per disgrossarlo. Oi, non mi picchiare! Figuratevi come rimase quel buon vecchio. Girò gli occhi smarriti intorno e non vide nessuno. Ah, ho capito. Quella vocina me la sono figurata io. Oi, oi! Questa volta maestro ciliegia restò di stucco. Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto oi, oi? Eppure, lì non c'è anima viva. Che per caso in questo pezzo di legno ci sia nascosto qualcuno? E allora tanto peggio per lui, l'accomodo io. E posata da una parte l'ascia, prese la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno. Pialla, 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 tira a pulimento, che divertimento, che divertimento. Smetti, smetti, tu mi fai pizzicorino sul corpo. Questa volta il povero maestro ciliegia cadde giù come fulminato. È permesso? Entrate pure. Vedete entrare un bel vecchietto con sulla zucca una parrucca di tavolino. Mastro Geppetto che tutti chiamano Servolentino. E Geppetto incominciò. Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno, ma un burattino che sappia ballare e fare i salti mortali. Bravo Polendina! A sentirsi chiamar Polendina, compar Geppetto diventò rosso come un peperone. Mi avete detto Polendina? No. Come no? Sì, no, ho sentito bene. Ma non sono mica sordo da bene. Voi avete detto Polendina, per tutte cose che non mi Finito il combattimento, Mastrantonio si trovò nelle mani la parrucca gialla di Geppetto e Geppetto quella brizzolata del falegname. Rendimi la mia parrucca! E tu rendimi la mia e rifacciamo la pace. Dunque, compar Geppetto, qual è il piacere che volete da me? Vorrei un po' di legno per fabbricare il mio burattino. Me lo date? Mastrantonio, tutto contento, andò subito a prendere sul banco quel pezzo di legno che era stato cagione a lui di tante paure. Noi saremo sempre amici, sempre amici.